Per installare la nuova versione del gestionale CDD, aprire il programma installato nel proprio computer, cliccare sul menu versione, verifica aggiornamenti. Il programma avviserà della disponibilità dell'aggiornamento alla versione successiva e chiederà se si intende procedere al download del file da installare. Premere su Sì e su Salva. Attendere il download del file. Prima di installare la nuova versione, chiudere quella attualmente in uso. E quindi cliccare su Apri. Verrà visualizzato il file eseguibile che consentirà l'installazione del programma. Cliccare due volte sul file. Il computer farà le valutazioni del programma, quindi cliccare su Next. Quindi su Sì. E su Finish. L'icona del programma automaticamente aprirà la nuova versione, che sarà appunto la versione numero 2. La password non sarà mutata, ovviamente, dalla precedente. Sarà quindi possibile già verificare che la versione installata è quella numero 2. Cliccando sul link del menu Versione, novità della versione, si aprirà la pagina web con il changelog, cioè le novità della versione appena installata.